Benissimo. Il convento di San Francesco Caracciolo, che in origine aveva il nome di San Giovanni Battista, fu fondato nel 1421, esattamente 600 anni fa. Questo complesso, appunto tenuto dai minori osservanti francescani, ha costituito nei lunghi secoli un punto di riferimento per tutta la comunità, non solo perché è sopravvissuta la frana del 24 giugno 1765, ma perché questo complesso ha sempre sostenuto ad esempio l'istruzione delle persone che in paese avevano necessità di apprendere la scrittura e la lettura. Quindi sia i frati osservanti che i padri Caracciolini, che sono qui dal 1942, hanno sempre tenuto nei confronti della comunità locale questo tipo di missione, oltre ovviamente a quella più prettamente spirituale a cui erano stati chiamati. Questo che vediamo oggi è la parte antica del convento, che comunque è sempre stato aperto da 600 anni in maniera quasi continuativa, tranne la soppressione napoleonica, ma immediatamente dopo vennero i penitenti, poi tornarono appunto i frati osservanti e infine sono arrivati i nostri cari padri di San Francesco Caracciolo. Ecco, oggi riapriamo la parte antica, ci si pone ovviamente insieme ai nostri cari padri alla funzionalità di questo immobile per il futuro, che probabilmente tornerà ad essere un luogo di ospitalità formativa per quanto riguarda i ragazzi che vocati ovviamente al sacerdozio, e ospitalità anche per quanto attiene eventualmente uno sviluppo futuro di questo complesso anche per finalità pubblica. Ad esempio il comune qui realizzerà una serie di iniziative di tipo culturale, di tipo anche convegnistica, legata soprattutto al territorio, alla Maiella che è diventato geoparco, e quindi ha un legame stretto anche con l'Università d'Annunzio, che ha dato il proprio senso a collaborare in futuro con il comune, con i padri Caracciolini e con questa struttura che è a disposizione di tutto il territorio, non solo di Rocca Montepiano.